Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ma com'è vendere su eBay? In questo video cercheremo di riportarvi la nostra esperienza con questo tipo di piattaforma. Prima di iniziare vorrei fare un piccolo riassunto su cosa sia eBay e su come questa piattaforma ha cambiato il mondo dell'online. Innanzitutto eBay nasce nel lontano 1995 per arrivare in Italia verso il 2001. E voi direte, ma cosa ce ne frega tutto ciò? Cioè, provate ad immaginare com'era il mondo del web nel 1995 e provate a contestualizzare il tipo di piattaforma e il tipo di idea che era eBay in quell'epoca. Idea assolutamente geniale e visionaria per l'epoca. Ma eBay non si limita a solo questo, introduce un discorso differente nel mondo dell'online, ossia la vendita all'asta. E vi dirò di più, le sorprese non finiscono qua. Nel 2002 eBay si fonde con PayPal. E nel 2005 acquista Skype. Con questo posso aver già detto tutto sulla potenza e la forza che questa piattaforma possiede. Come tutte le grandi aziende, eBay nasce per risolvere un problema, risolvendolo in un modo semplice. Andiamo a vedere questo business di vendita nel dettaglio. Qual è il core business di eBay? Se volete vendere oggetti usati, specialmente elettronici, eBay fa il caso vostro. Ma come avviene la vendita su questo tipo di piattaforma? La novità e la notorietà di eBay viene associata specialmente per questo tipo di vendita, la vendita all'asta. Idea alquanto unica e geniale per svariati motivi. Ve ne elenco alcuni. Motivo numero uno, tutti vorremmo partecipare almeno una volta nella vita ad un'asta. Motivo numero due, quando si vende all'asta si scatena letteralmente una guerra tra gli acquirenti, facendo così lievitare il prezzo. Numero tre, introdurre il concetto del offro una determinata cifra per quanto penso che quell'oggetto valga. E questa, se volete, è un'idea veramente geniale per accaparrarsi clienti e generare traffico su questo tipo di piattaforma. Successivamente su questa piattaforma venne introdotto il metodo del compra subito, ma ovviamente questa piattaforma non è famosa per comprare gli oggetti e buona, è famosa per le sue aste e per il tipo di vendita alquanto singolare e unico nel web che viene effettuato. Ma come funziona la piattaforma? La piattaforma funziona come le principali piattaforme del web per la vendita di qualsiasi oggetto, con l'unica differenza che potete scegliere se vendere il vostro oggetto all'asta, quindi impostandone un prezzo di partenza, un prezzo di riserva e tutti i vari parametri del caso, oppure vendere il vostro oggetto semplicemente con il compra subito alla cifra che volete. La piattaforma secondo noi non è molto semplice da utilizzare. Mi spiego meglio, abbiamo trovato molto macchinoso e complicato il caricamento dei prodotti, perché vi sono un sacco di funzioni ed è difficile entrare se vogliamo nell'ottica della piattaforma, per cui fare una determinata operazione semplice come non so, il caricamento di un prodotto risulta alquanto lungo e macchinoso, facendoci perdere così veramente tanto tempo. Su questo non diamo ad eBay la sufficienza. Privati o aziende? Sicuramente per i privati eBay offre una piattaforma molto professionale e molto più tutelata sia nella vendita sia nei pagamenti rispetto, per intenderci, a Subito. Come vi dicevo prima, trattandosi eBay di una piattaforma principalmente di vendita all'asta si sposa benissimo anche con le aziende. E con quali aziende? Le aziende che vendono principalmente prodotti elettronici oppure vendono prodotti usati, perché la vendita all'asta col prodotto usato si sposa veramente bene. Ma vi è un dettaglio di cui vi parlerò dopo, di cui non sarete molto contenti. Parliamo ora di commissioni. Sulle commissioni non siamo affatto rimasti contenti. Perché questo? Nel caso foste un'azienda, le commissioni sono alte e arrivano sempre, nel senso che vi sono due tipi di commissione. Commissione numero uno è la commissione per il caricamento del prodotto. Vi è una serie di servizi accessori a pagamento, per cui una volta finita la mia scheda prodotto andrò a pagare una piccola quantità, anche in proporzione al prezzo di vendita dell'oggetto, di soldi che dovrò dare ad eBay. Secondo tipo di commissione è la commissione sulla vendita del prodotto finale, per cui eBay si tratterrà una certa percentuale sulla vendita di tale prodotto. Quindi le commissioni sono due, con l'unica differenza che a prodotto venduto posso anche accettare una commissione. Per il caricamento di un prodotto la cosa scoccia già un po' di più. Vi è anche una sorta di abbonamento che eBay fa per le aziende. Noi in prima persona non l'abbiamo provato,
So che vi sono delle agevolazioni per il caricamento del prodotto, ma non avendolo provato non posso raccontarvi la nostra esperienza. Se sei un privato, la solfa cambia, ma non di tanto, nel senso che le commissioni vi sono sempre, saranno un pelino più basse, però vi sono. Altra cosa che non abbiamo gradito sulle commissioni è come eBay gestisce appunto i pagamenti. Siamo abituati a un altro tipo di gestione di pagamenti. Solitamente siamo abituati a pagare un importo mensile, noi venditori, parlo di noi venditori, e ogni mese ci viene scalato dalle vendite questo importo. Sappiate che con eBay non è propriamente così. Ogni mese vi arriverà una fattura da pagare in base a quanti annunci avrete pubblicato e a quanto avrete venduto. Quindi la solfa cambia un po' tutti i mesi e questo l'ho trovato molto macchinoso e, se vogliamo, un po' complicato da gestire, perché non è una quota fissa, ma è una quota variabile e varia di molto. Ma su eBay si vende? Su eBay si vende e si vende molto. Però qui va fatta un attimo una distinzione sul cosa si vende. Il target di persone che approdano su questa piattaforma, che approdano a comprare su questa piattaforma, è per forza di cose diverso dal target di persone che acquista su Amazon, per intenderci. Qui le persone effettueranno un altro tipo di ricerca, non andranno a comprare l'oggetto come su Amazon normalmente, andranno a scovare degli oggetti usati, degli oggetti di interesse, secondo le proprie passioni o quello che può essere, comunque comprando all'asta, perché il punto di forza di eBay è questo, comprare un oggetto usato che ci interessa all'asta. Quindi in questo tipo di piattaforma vi rientrano tutte quelle categorie hobbistiche, così possiamo dire, dove la gente acquista. Per cui il target sarà un pelo differente rispetto alla media di persone che comprano online. Ma eBay è al passo coi tempi. Quello che di sicuro abbiamo notato è che eBay ha avuto un'idea geniale in partenza. Nel corso degli anni eBay, secondo il nostro parere, non è che abbia fatto tutto questo step in avanti, nel senso, paragonato a una piattaforma come Amazon, eBay è sempre rimasta bene o male qua, ed Amazon nel corso degli anni è cresciuta esponenzialmente. Vi sono state fatte alcune modifiche, più che un'implementazione dei processi della piattaforma, abbiamo notato un aggiornamento dei servizi molto scopiazzato dalla piattaforma di Amazon, cioè non vi è stato quel passo in avanti che da una piattaforma del genere ci saremmo aspettati. Questo è il nostro modesto parere. I miglioramenti sì ci sono stati, ma ci aspettavamo qualcosa di più da una piattaforma come eBay. Si è sempre molto esigenti quando si parla di aziende top che lavorano nel settore dell'online come eBay e Amazon. Per cui non prendete questo come una critica, prendetelo come: ah, Amazon, pum, ha fatto questo, eBay, sì e no. È vero che Amazon è un colosso mondiale, è un colosso che è in crescita e ha avuto un'esplosione. eBay, non dimentichiamoci, è la proprietaria di PayPal, per cui, insomma, magari hanno lavorato di più su quel fronte piuttosto che sul fronte piattaforma eBay, anche perché una piattaforma all'asta non è che necessita di tutti questi ampliamenti o innovazioni, è comunque un'idea vincente già di partenza. Invece Amazon, ad esempio, ha dovuto rinnovare e aggiungere sempre più servizi alla vendita dei prodotti, cosa che eBay poteva fare, però ha fatto, qualcosina ha fatto, ma non come Amazon, diciamo così. Le nostre conclusioni. Vi è di meglio sicuramente. Quando si parla di top piattaforme che lavorano nell'online, bisogna sempre, per forza di cose, essere esigenti. Per quanto riguarda il nostro business, eBay calza male e calza stretto, nel senso che noi vendiamo abbigliamento e l'abbigliamento non si presta benissimo per essere venduto all'asta, almeno che non sia abbigliamento da collezione o abbigliamento storico. Sicuramente, per quanto riguarda il mondo dell'elettronica, si possono fare dei grandi volumi di vendita e fare dei begli affari da compratori. La nostra esperienza di eBay non è durata moltissimo. Ci siamo iscritti, ma ci siamo già disiscritti dalla piattaforma. Come vi dicevo, l'abbiamo trovata molto complicata e macchinosa, facendoci perdere un sacco di tempo. Per chi è adatta allora questa piattaforma? Sicuramente le prime due categorie che ho pensato e che consiglio, e se sei in una di queste due categorie ti consiglio di usare eBay vivamente, sono per gli amici informatici e per gli amici orologiai. In questo caso,
reputo la piattaforma di eBay veramente funzionale per questo tipo di attività. Quindi, se sei un orologiaio o un informatico, iscriviti ad eBay, calzerà a pennello per te. Ragazzi, sono giunto alle conclusioni. Fatemi sapere nei commenti la vostra esperienza con eBay. Lasciate un bel like, commentate e se proprio non avete niente da fare, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio molto, vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!